Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati sul canale. Ci tengo a fare a tutti voi e alle vostre famiglie più sinceri auguri di un sereno Natale, di buone feste, anche di una buona fine anno e di un migliore inizio appunto dell'anno, per l'anno nuovo. Vi faccio adesso gli auguri nonostante Natale sia già passato. E vi chiedo anche scusa per la mia assenza, ma tra lavoro, impegni vari, incontrare amici, scambi di regali, eccetera, eccetera, poi sono stata veramente parecchio impegnata. Credo comunque di riuscire a fare almeno un altro video prima dell'anno nuovo. Ad ogni modo, comunque, gli auguri almeno ve li ho già fatti, dovesse succedere qualche cambio di programma. Non mi sono scordata, dato che ve l'avevo accennato nell'ultimo video, appunto non mi sono scordata della sorpresina che ho intenzione di fare, però purtroppo viene un pochino posticipata e diciamo che piuttosto che una sorpresina di Babbo Natale sarà una sorpresina della Befana, quindi aspettatevi qualcosa entro la Befana. Ma bando alle ciance, questo video di oggi è per farvi vedere il primo acquistino che ho fatto sul sito di Clio Makeup. Finalmente, voi direte sì, ma ormai ce l'hanno propinata tutti, in tutte le salse, però io non l'avevo ancora fatto, quindi niente, vi faccio vedere, non mi soffermerò sicuramente più di tanto, però vi voglio far vedere che cosa ho acquistato. Allora, mi è arrivato tutto con Corriere GLS, ho fatto la spedizione rapida perché c'è appunto anche la possibilità di effettuare, diciamo, spedizione standard o spedizione rapida, dato che appunto soprattutto nel periodo prenatalizio poteva essere comunque utile. Ho usato questa pratica carta, come vedete, per coprire alla meglio tutti i miei dati personali sotto. Questo è il pacchettino che è arrivato. Aprendolo, come vedete, c'è tutta la carta con va bene, tutta la stampa di Clio Makeup, il sito che è www.cliomakeupshop.com, appunto, poi tutta la carta così stampata. L'acquisto vi arriva appunto tutto imballato nel pluriball. Qua poi avete tutti i riferimenti, tutti i ringraziamenti che fa Clio stessa e tutti i riferimenti su cui è possibile appunto trovare Clio. Oppla. Quindi Instagram, il suo blog, Facebook, YouTube e lo shop stesso. Poi vi faccio vedere che cosa ho trovato all'interno della scatola. Mi sono un attimo allontanata dalla videocamera perché mi era caduto. Che bello! Allora, prime due cosine, questi bellissimi adesivi. Uno con Grace che finalmente dice yes. E poi l'adesivino di Clio Makeup, e questi andranno sicuramente nella mia pratica agenda per il 2020. Evviva! Poi l'acquistino in sé è qua. Ho preso due prodottini perché ero molto incuriosita e li volevo prendere. Allora, aprendo il pluriball, c'è poi la carta velina in cui era incartato tutto e questi sono i prodottini che ho acquistato. L'ultima palettina di ombretti Beauty Love e un Liquid Love, un rossetto liquido appunto matte. Allora, vediamo più nel dettaglio il prodotto. Ecco, questo è il pack secondario con gli ingredienti. Poi qua c'è tutta la dedica di Clio dove appunto descrive il prodotto e il suo concept. E niente. Quindi appunto il pack in cartone esterno. Vi faccio vedere quello che ho acquistato io. È 1982. Ora se riesco ad aprire senza creare disagi. Poi ovviamente tutti conoscerete. Mi impapero, ragazzi. Benissimo il pack dei prodottini di Clio. Ecco qua appunto Liquid Love. E ora ve lo svuozzo. L'applicatore è classico.
E questo è appunto il colore. E mi piace veramente tanto. È di base comunque nude, però insomma, un nude che può essere usato benissimo anche la sera, magari per una serata un po' più elegante e particolare. Poi, come vi dicevo, ho preso la Beauty Love, la palettina appunto con ombretti vellutati, matte e shimmer. Pack secondario è questa custodietta sempre in cartoncino e poi si presenta così la palette. Qui dietro c'è tutta la parte degli ingredienti, anche questa in cartone. Adesso ve la apro dietro le quinte per evitare di accecarvi. Qua, come vedete, c'è uno specchio che è molto molto grande e questi sono gli ombretti, che sono 15 tra appunto matte e shimmer. Sono veramente veramente belli. Ora almeno due swatch li facciamo, facciamo tre, dai, anche se sicuramente appunto avrete visto recensioni di tutte le tipologie su questa palette. Io non l'avevo ancora acquistata, per cui ho voluto provarla. Allora, voglio swatchare Brave, ma è vellutatissimo. Io non avevo mai provato niente di Clio. No, sono troppo belli. Guardate qua come si sfuma. È un finish veramente bellissimo. Sembra quasi effetto bagnato. Poi proviamo il nero, che è sotto. Eccolo qua. Wow, bello, mi piace. È ovviamente matte. E poi proviamo Free, che è questo top, sembra quasi duochrome, che viri poi sull'azzurro argento. Sono veramente bellissimi, è veramente una texture super morbida, soprattutto gli shimmer. I matte non fanno assolutamente fallout, gli shimmer sono veramente super vellutati. E niente, proveremo e vi aggiornerò. Per cui niente, questi erano gli acquistini che ho fatto. Io vi invito a rimanere comunque sintonizzati sul canale, perché sicuramente arriverà a breve la famosa sorpresina che vi avevo già preannunciato appunto nel precedente video. Spero che questo video vi abbia incuriosito, anche se appunto si tratta di prodotti che erano e sono comunque già noti sul web. Io vi ringrazio per avermi seguito. Di nuovo, auguri per delle feste che possano essere veramente, veramente serene e felici, e spero le possiate passare con le persone a cui volete più bene. Io vi saluto per ora e niente, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao!